importante, per un ruolo che ritengo alto e che presuppone alti valori da un punto di vista politico, morale e di collaborazione con le istituzioni a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Il mio sarà un intervento molto breve. Sono anche ovviamente emozionato perché è il primo giorno, non ho mai partecipato a un assise comunale, quindi questo mi ha reso emozionato nel momento in cui sono venuto. Devo dire che l'andamento poi di questo primo consiglio non è stato proprio in linea con le mie aspettative, perché ritengo che forma sia sostanza, che i tempi e il rispetto debbano essere alla base di un procedere amministrativo, e valutare che oggi all'1:30 abbiamo fatto dalle 9 un'ora di ritardo, un'ora di sosta per discutere peraltro di questioni solo formali, devo dire che non è un bel viatico per quanto riguarda i tempi. Noi Teramo ha bisogno di tempi diversi, quindi tempi veloci su tutto, e devo dire che aver convocato il Consiglio entro l'ultimo giorno utile, perché oggi siamo all'ultimo giorno utile di convocazione del Consiglio, aver fatto nominato la Giunta entro l'ultimo giorno possibile consentito dalla legge, oggi mi aspettavo anche un accenno al programma, ma è ovvio che c'è la possibilità di farlo entro 60 giorni, quindi anche qui è perfetto il discorso da un punto di vista formale, ma non su quello dei tempi, perché la preposizione entro presuppone in tempi dei tempi che non necessariamente devono essere gli ultimi giorni. Quindi io direi che una situazione in cui versa la nostra città, i tempi sono importanti, quindi utilizzare sempre l'entro mi auguro che non sia il viatico di questa nuova amministrazione. Anche perché purtroppo sono molto preoccupato, anche perché come all'inizio io ho rispettato rigorosamente quello che è l'ordine del giorno e quindi non sono intervenuto quando si è accennato a un tema che è di grande gravità e di grande delicatezza, che è il tema della mancata approvazione del cosiddetto bilancio consuntivo entro il 30 aprile. E qui entro non è stato proprio in linea col vostro operato, perché non lo avete approvato entro il 30. E fin qui si apriva uno scenario che, considerato che si andava anche alle votazioni e quindi non c'era una continuità di amministrazione, dovevate prevedere che questa mancanza, questa in osservanza del termine, che è un termine ovviamente perentorio che ha poi delle conseguenze nel momento in cui non si rispetta, avrebbe provocato dei danni maggiori all'amministrazione, perché con un nuovo consiglio ovviamente non si sarebbe potuto convocare un consiglio entro la data delle elezioni. E qui veniamo alla diffida che vi ha fatto il prefetto, perché il prefetto vi ha fatto una diffida che è ovvio non è una diffida perentoria, è un atto, diciamo così, sollecitatorio, che sollecita l'amministrazione a provvedere. Quindi diciamo così che la procedura che si instaura con l'articolo 141 del TUEL è una procedura che inizia con questa diffida. Ma guardate che poi qui nascono i problemi seri, perché voi avete fatto un atto, avete convocato un consiglio comunale per il 5 giugno. E qui nasce il problema serio, perché se è vero che un termine che non è perentorio, quello di approvare il bilancio, è anche vero che nel momento in cui tu rendi impossibile l'approvazione e quindi o dimostri la volontà di non approvare, automaticamente il prefetto deve procedere secondo la legge. Avvocato, vorrei eccepire un attimino, perché qui chiedo scusa, io adesso scusi, faccio un intervento, lei farà è una questione di inizio, non si possono intervenire, non si può intervenire quando fanno un altro relatore, quindi. Prego consigliere, prego. Dicevo che quindi è stato convocato un consiglio per il 5 di giugno, quando si sapeva che non sarebbe potuto essere svolto, perché i consiglieri non erano più
il Consiglio non era più quello che era in carica nel momento in cui è stato convocato. Perché altrimenti mi dite dove lo avete fatto questo Consiglio, lo avete fatto in qualche cinema, dove lo avete fatto e con chi lo avete fatto. Ma detto questo, apprendo questa mattina anche con preoccupazione che la Prefettura sia perfettamente in linea con questo modo di procedere, perché questo mi è sembrato di aver capito, dico, questo è quello che ho sentito. Quindi a questo punto, in termini diciamo così amministrativi, il vizio procedurale sarebbe quello di una nullità, ma addirittura, usando un termine giurisdizionale, saremmo davanti a un atto abnorme. Cioè l'atto abnorme è quell'atto che è inaccettabile dal punto di vista della ragionevolezza. Cioè come si fa a convocare un consiglio comunale che si sa già che non potrà approvare il bilancio? E questo scenario è uno scenario molto preoccupante, perché le conseguenze di questa mancata approvazione, di questo procedere, cominciano a essere molto più pesanti da quelle di, diciamo così, di consiglio di adottare la delibera da parte del prefetto, perché si può passare alla sospensione e si può passare poi allo scioglimento se il prefetto adottasse le procedure che ritenesse di dover adottare secondo la legge. E allora la preoccupazione è grande, perché le conseguenze di una mancata approvazione del bilancio hanno delle conseguenze comunque dirette, al di là del fatto che si approverà, e questo sulle assunzioni, e questo sulla possibilità di ricevere fondi sia regionali che statali, sulla possibilità di accedere e utilizzare degli avanzi di amministrazione che pure probabilmente avrete fatto. Quindi questo incide sull'attività amministrativa, quindi i tempi sono stretti e quindi bisogna rispettare le norme. Questa preoccupazione è una preoccupazione che necessariamente dovrà essere rappresentata a chi questa procedura attualmente l'ha in mano insieme a noi e a voi, e cioè al prefetto. Detto questo, sulla giunta volevo innanzitutto fare buon lavoro e complimenti a tutti gli assessori, così come faccio un buon lavoro a tutti i consiglieri di opposizione, degli opposizione e di maggioranza. Stiamo lavorando per questa città, quindi è importante che ci sia un lavoro serio. Detto questo, la giunta, nella quale ovviamente non entro sotto il profilo della valutazione, perché non sarei né in grado né lo voglio fare nel rispetto delle persone che la rappresentano, una domanda mi è venuta però spontanea, ma non è, probabilmente non è venuta spontanea solo a me. Ma questa giunta sarà la giunta dei prossimi 5 anni? Io devo dire che rispetto a vissuto qualche dubbio ce l'ho, perché noi nei scorsi 5 anni abbiamo visto una giunta squadra del primo tempo, dove c'è stata poi la sostituzione di un giocatore, il Tichelli. Poi abbiamo visto la giunta del secondo tempo, dove c'è stata la sostituzione della professoressa, del vice sindaco, con addirittura l'entrata in gioco di un giocatore dell'altra squadra. E quindi diciamo che poi c'è stato i tempi supplementari, sono stati i tempi supplementari dove l'assessore Verna è stato sostituito dal signor Ciapanna. Quindi devo dire che se fossi dei consiglieri, fosse questo oggi il sindaco ci ha detto che potrà procedere come negli altri 5 anni, non sarei tranquillissimo, ma questa è una mia considerazione che vale il tempo che trova. E sul percorso politico originale concordo, è un percorso politico originale che nasce da lontano, nasce da un percorso già iniziato in un'altra amministrazione, che è l'elezione del presidente della provincia. E quindi abbiamo una giunta che rappresenta ovviamente il PD, l'anima civica, dopodiché rappresenta anche chi è stato seduto nei banchi di opposizione come Lega. Adesso io ho ragione, se devo contenere nei 3 minuti contengo e poi magari riparlo dopo, però mi fa piacere che l'attenzione sui tempi oggi venga riconosciuta da voi, che avete fatto un'ora di sosta e 20 minuti. Adesso siamo alla prima seduta. E quindi? No, c'è un po' di tolleranza, ci mancherebbe. No, insieme. Insieme. No,
Va bene, quindi veloce, vado velocissimamente. Quindi dicevo, nasce da lontano in un'ottica di particolarità dove il PD sarà insieme comunque alla lista del presidente della provincia che è stato eletto con i voti della Lega e con i voti del sindaco. Va bene tutto, è un esperimento che vediamo cosa possa portare. Noi siamo alla finestra e guardiamo. Opposizione, farò un'opposizione seria, attenta sui contenuti e sui temi, senza pregiudizi. E quindi quando ci sarà una delibera, un atto, un qualsiasi atto che sarà per me e per noi un atto positivo, avrete anche l'applauso. Quando invece l'atto o la delibera o qualsiasi altro atto amministrativo sarà fatto e avrò dei dubbi da un punto di vista istituzionale, probabilmente ci sarà un'astensione per rispetto di quello che sarà poi il dialogo che avverrà dopo. Quando invece l'atto sarà viziato da questioni di illegittimità o di illecità, allora l'opposizione, la mia opposizione, sarà un'opposizione che si rivolgerà a quelli che sono gli enti competenti a valutare questo eventuale vizio. E quindi ci sarà ovviamente la Corte dei Conti, ci sarà l'ANAC, ci sarà l'autorità amministrativa, ci sarà la Procuratoria, ci sarà quello che ci dovrà essere secondo quello che è per me il rispetto dei cittadini.